Oggi facciamo crackers con un solo ingrediente. Mamma mia. Prendo 200 grammi di riso basmati e lo sciacquo. Una volta sciacquato, metto il riso nella pentola e ora aggiungo 400 grammi di acqua. Mi sposto ai fornelli per far cuocere il riso. E quindi cuocio il riso per circa 10-12 minuti dal bollore. Ci siamo, il riso è pronto, quindi spegniamo e lo facciamo raffreddare completamente. Il riso è pronto, l'abbiamo fatto raffreddare e ora lo mettiamo nel frullatore. Aggiungo due bei pizzichi di sale e un cucchiaio d'olio. Chiudo e chiudo il tutto. Ok, ci siamo. Questa è la consistenza che dobbiamo ottenere. Ora con un cucchiaino andiamo a prelevare del riso di queste dimensioni, poi creiamo una specie di pallina in questo modo e l'appoggiamo sulla carta da forno. Sto cercando di capire che cosa stai creando, Diana, perché le palline così, non so, possono dirmi una sola cosa, polpette praticamente. No, no, infatti questa forma non è la forma finale di questa ricetta, però devi avere un po' di pazienza. Sono proprio curioso. Voi avete capito? È un esperimento. Ora, sulle palline di riso mettiamo un foglio di carta da forno, poi prendiamo un bicchiere e con la base del bicchiere schiacciamo ogni pallina in questo modo. Perfetto, quindi mi raccomando, non fate le palline troppo grosse, tipo questi due sono un po' troppo grandi, però verranno bene lo stesso. Vi consiglio di farli di questa dimensione qui, questi sono perfetti. Esatto. Sono belli fini, tra l'altro, Sopra possiamo mettere dei semi, io metto dei semi di sesamo. eh. Ovviamente si possono mettere i semi che più ci piacciono, vero Diana? Assolutamente sì, anche quelli di girasole oppure di zucca o anche delle mandorle, quello che volete. Cioè, tu mi stai dicendo adesso che questi si trasformeranno in dei cracker croccanti. Bravissimo, hai capito Davvero? proprio bene. Croccanti. Esatto. E ora li cuociamo nel forno statico preriscaldato a 200 gradi per 25-30 minuti. Andiamo. Con il riso che vi è rimasto, ovviamente fate poi altre teglie. I nostri cracker sono pronti, ma prima di andare a vederli, mettete un mi piace al nostro video, condividetelo anche, mi raccomando, supportateci come solo voi sapete fare. Andiamo a vederli. Andiamo Sono subito. troppo curioso. Guarda qui. 3, 2, Due, 1. uno. Guardate di qua. Fatti Guarda che meraviglia. soltanto con il riso, senza farina, senza... solo riso. Cioè, crackers a costo quasi zero. Mamma mia. Sono croccanti. Dovete farli assolutamente.